Dopo il pareggio nel recupero infrasettimanale col Boiano, la Val di Sangro deve affrontare la difficile trasferta di Manduria con l'intento di portare a casa l'intera posta in palio, anche se le pesanti assenze di Di Giulio, Rubino, Mattioli e Piperissa rendono piuttosto ardua l'impresa all'11 di Ettore Donati, costretto nell'occasione a schierare diversi fuori quota. I pugliesi, reduci da 3 sconfitte consecutive, vogliono la vittoria a tutti i costi con il mister Sgobba che fa il suo esordio in panchina davanti al pubblico amico. La gara sembra iniziare bene per la formazione sangrina che all'ottavo si rende pericolosa con l'inzuccata di Marasco, il quale sugli sviluppi di un corner spedisce la sfera al lato. 2 minuti dopo i pugliesi sfiorano la segnatura con Tedesco che prova a sfruttare un traversone dalla destra, ma il suo intervento di testa viene vanificato dal provvidenziale recupero di Margarita. Al 21esimo pugliesi ancora pericolosi con il colpo di testa di Viggiano che sfila pericolosamente al lato. Da notare l'impercettibile ma decisivo tocco di Rossetti che spedisce il pallone sul fondo. 2 minuti dopo Rossetti è costretto ad un difficile intervento per sventare in corner una rasoiata dalla distanza di Praino. Non ci saranno altre occasioni nel primo parziale. La ripresa si apre sulla falsariga dei primi 45 minuti con il Manduria che tiene costantemente il pallino del gioco e la Val di Sangro che prova a colpire in contropiede. Al 6esimo Marasco prova a scavalcare con un pallonetto di Punzio in uscita. Al 12esimo clamorosa occasione da rete fallita dal Manduria. Cezza si libera in area e appoggia al centro per Coccioli che da 2 passi spedisce il pallone su Rossetti che riesce in 2 interventi consecutivi a neutralizzare la minaccia. Alla mezz'ora arriva il gol del Manduria che decide il confronto. Tedesco riesce a rimettere al centro per Coccioli, il quale elude l'intervento di Pellanera e fa partire un diagonale che va a infilarsi nell'angolo sinistro della porta difesa da Rossetti. Rivediamo il gol del Manduria. La Val di Sangro prova a reagire e al 37esimo l'insidioso tiro di Galetti da posizione piuttosto defilata costringe Di Quinzi ad un difficoltoso intervento per sventare in corner la conclusione. Al 45esimo è bella gamba ad impensierire il numero 1 del Manduria con un calcio piazzato dal limite che non modifica in ogni caso il risultato. Al 49esimo i sangrini provano ancora a pungere con un debole tiro dal limite che viene bloccato senza patemi da Di Punzio. Pochi secondi dopo arriverà il triplice fischio finale del signor Ostuni. Il Manduria torna al successo dopo 3 KO consecutivi, mentre la Val di Sangro, pur restando nei piani alti della classifica, esce fuori dalla zona playoff.